Sono felice di notare come l'argomento della scorsa newsletter sulla paura abbia suscitato l'interesse di molti. In realtà non ne avevo dubbi, dopotutto la paura è parte di noi e aggiungo per fortuna, visto che senza questa emozione saremmo costantemente in grossi guai. La paura è un'emozione che ci salva la vita e se oggi sei ancora vivo e stai guardando questo video, lo devi probabilmente in parte anche alla paura. Nella newsletter precedente ti avevo detto che ti avrei dato oggi uno o due tip su come gestire la paura, ma andiamo per gradi. Innanzitutto, se hai letto attentamente la risorsa gratuita, non ti sarà difficile riconoscere come la paura o l'ansia siano emozioni causate da una mala regolazione della sincronia, ossia dalla capacità di pensare al presente, all'istante in cui compi l'azione. Ma se non pensiamo a ciò che stiamo pensando, a che cosa stiamo pensando? Beh, ci sono due possibilità. O ti proietti nel futuro immaginandoti cosa succederebbe o cosa non succederebbe, le conseguenze di questo, oppure vai alla ricerca nella memoria di esperienze simili, dico simili, non uguali, che ti possono fornire un'anticipazione di come andranno a finire le cose. Entrambe le situazioni ti portano, come puoi capire, lontano dal presente, facendoti immaginare, vedere, percepire, vivere sensazioni ed emozioni che magari esistono solamente nei tuoi sogni, magari non si realizzeranno mai. Perdendo l'opportunità di vedere, sentire, percepire situazioni che invece stanno accadendo, il che ovviamente non è positivo. La conseguenza è che magari rischi che quello su cui ti stai concentrando e di cui hai paura si verifichi davvero. Queste sono le paure, le profezie che si autoavverano, ossia quelle cose che tendono a realizzarsi semplicemente perché ci stai pensando e pensandoci le hai rese reali. Allora, alcune idee per gestire meglio la sincronia. Uno. Sarà banale, ma risulta importante fare una distinzione tra paure utili e paure inutili. Un esempio di paura utile è la paura che ti salva la vita, la paura istintiva, istantanea, come riflesso di chiudere gli occhi o di mettersi le mani davanti alla faccia davanti a qualcosa di spaventoso o qualche cosa che ti raggiunge una distanza molto ravvicinata degli occhi. Per esempio, come anche la paura del predatore negli animali. Dall'altra parte invece abbiamo le paure inutili. Un esempio di paura inutile sono le paure proiettive, le paure futuro, quella paura di sbagliare, la paura di non passare l'esame, la paura di prendere una malattia se esci di casa. Queste sono paure che bloccano, che limitano, che impediscono di godere al 100% la nostra esperienza di vita. Spero tu sia d'accordo in questo. Mi segui fino qua? Bene, allora è importante fare una distinzione tra paure utili e inutili e razionalizzare quelle inutili. Due. La conta di oggetti concreti, libri, righe, puntini, qualunque cosa, ad alta voce, cercando di mantenere una respirazione calma e regolare. All'inizio dovrai fare molto sforzo perché tenterai a riportare la tua attenzione sulla cosa che ti fa paura, ma dopo poco vedrai che sarà tutto molto più semplice. 3. Descrivi a te stesso, e mi raccomando a bassa voce questa volta perché altrimenti gli altri pensano che tu sia matto, dicevo, descrivere i micromovimenti di cui è composta l'azione che stai svolgendo. Come se dovessi sezionare al microscopio la tua azione, scomponendola in tante piccole sottoazioni, tipo adesso mi alzo col piede sinistro, appoggio tutto il peso del mio corpo sul piede sinistro, faccio leva sulla mano destra e piano piano mi alzo e avanti così. 4. Distingui ciò che puoi controllare da ciò che non puoi controllare. Il panico nasce anche dal voler controllare l'incontrollabile. La paura di volare è un esempio tipico. In questo caso domandati: posso in qualche modo controllare questa situazione? Se sì, allora ti adoperi per controllarla a tuo piacere. Se no, invece, se non la puoi controllare, vabbè, non aggiungo altro perché è ovvio il discorso. Finisco col dire questo, molto importante. Passato, presente e futuro sono tre dimensioni nelle quali bisogna fluire. Stare sempre nel presente non è l'opzione migliore. Infatti è molto utile guardare al passato per anticipare gli eventi già vissuti o per evitare errori già commessi. Guardare al futuro per proiettare un disegno per definire una traiettoria, concentrarsi sul presente per percepire le emozioni e le sensazioni preziose che ne derivano. Chiaro? Come dicevo nella newsletter scorsa, la scimmia fa parte di tutti noi. Non la puoi evitare che si risvegli, ma puoi allenarti a gestirla in modo tale che si comporti nella maniera più utile e produttiva per te. Vado, ci vediamo la prossima volta. Ciao!